fare pochi, ma per un'organizzazione che non ha fatto quasi niente mi sembrano veramente molti, e tutte opere, tutte dico opere di grandissimo livello. Poi due giorni fa il maestro Giampaolo Berto, che adesso quando hanno finito di mangiare verrà, ma se secondo me come li conosco mangiano quello che penso, arrivano domani mattina, ma non fa niente. E mi ha detto, ma perché non coinvolgi anche i tuoi nipoti? Porca vacca, mi ero dimenticato. Ho pensato ai bambini. E allora abbiamo in due giorni abbiamo coinvolto tutti i bambini del circondario qua, i miei nipoti. Insomma, c'è un sacco di bambini che hanno partecipato con la mia grandissima gioia. Perché credo che non ci sia gioia maggiore di vedere i bambini che partecipano a qualcosa insieme ai grandi. E questo mi sembra la cosa più giusta, no? Poi da stamattina abbiamo allestito la mostra pian pianino, poi c'è stato il vento che si è scaraventato via tutto e l'abbiamo rimontata per fargli un dispetto. E c'è stata della gente stamattina, il crescere della mostra, e la mostra era praticamente indicata come dall'alba al tramonto in luce. Cioè, in effetti, se uno arriva adesso, purtroppo speravo che ci fosse la luce, non lo sapevo che non c'era la luce nel cortile, per cui se arriva adesso poveraccio non si vede niente, ma insomma non fa niente, sono gli incerti del mestiere quando si lavora con le attrezzature, con le cose degli altri, i quali rispondono poveracci di quello che hanno. Se le luci non ci sono, io mi sono dimenticato di dirlo probabilmente o di chiederlo se c'era la luce, sono quelle cose che capitano quando si organizzano le cose con il cuore piuttosto che con l'intelligenza e quelle cose lì, siccome io uso praticamente quasi solo il cuore, l'intelligenza non mi ricordo neanche più dove sia andata a finire, vabbè, comunque non fa niente. Allora, lui è un amico della grafica Campioli, il tutto è organizzato da me, ma dietro di me c'è la grafica Campioli che è la mia galleria, alla quale voglio bene quasi come, vabbè, non facciamo paragoni che è brutto. Lui è amico della grafica Campioli da, come tutti, come molti qua presenti, da parecchio tempo. Questa amicizia ha fatto sì che succedesse anche questa cosa qua, e sono successe di cose tantissime, ma sono proprio questa amicizia. Io sono andato da lui a chiedergli se presentava la serata. Come ci sono arrivato? Sono arrivato in fretta dicendo sì, la fai sì o no? C'è tante storie, c'è poco da raccontare. Lui fa sì, ci sto, va bene così. Per cui avere a disposizione la sua capacità e le sue cose gratis, perché qui soldi non ne sono mica circolati, non è che mettete in testa che abbiamo usato il denaro pubblico, qua il denaro pubblico non è stato usato. Non è che il comune ti ha dato 15-20 non è che il comune ti ha dato 15-20 mila euro. No, il comune non ha nessuna responsabilità. Io la cosa che ho premesso è che non volevo soldi. Ah, ecco. Perché a me piace brontolare, mi piace fare il rompiscatole come mi è d'uso, senza che qualcuno mi dica, però tu hai preso i soldi, quella volta ti ricordi, no? Allora, se qualcuno dice che la grafica Campioli ha preso dei soldi negli ultimi 10 anni, potete dire tranquillamente che è un bugiardo e ne rispondo io. Detto ciò, ritorniamo al discorso, non è arrivato ancora nessuno, è arrivato lui. Allora, manca tra i personaggi che dovranno parlare, manca Giampaolo Berto, che è il mio maestro, che è... come si fa a parlare del maestro? È il più grande artista che io ho conosciuto, per il cuore, per la bravura, per l'intelligenza, per la storia, per tutto quello che uno vuole, e l'ho adottato io come maestro, quindi mi diverto a giocare con lui alla mia stessa età, ed è una cosa, questa è un'amicizia meravigliosa, con degli alti e dei bassi, per esempio ieri sera ci siamo un po' attaccati, poi è passata, e come capita, i bambini, passati i 60 anni, passati i 70, passati, no basta, passati i 50, basta. Passati 50 anni si ritorna bambini, quindi succedono queste cose qua, succedono tranquillamente. E quindi il personaggio che parlerà dopo, un altro personaggio è Marco, che è qua a nostra disposizione, lui ovviamente l'ho ricattato, gli ho detto se non vieni non ti do i 20.000 euro che ti ho promesso, e lui è venuto subito chiaramente. No? Ma che 20.000 lui a M5? Materialista. Ecco, direbbe sempre stare zitti, scoprirsi. E poi invece abbiamo un altro personaggio che è Franco Campeggiani,
E anche lui è legato alla grafica Campioli da illo tempore, credo che si dica. Sì. Ed è anche il direttore della collana della grafica Campioli. Cioè, abbiamo fatto con lui tutte le serate di poesia, le presentazioni di libri, abbiamo fatto ogni ben di Dio, dico bene, le cose così. E quindi abbiamo presentato la serata che ha da venire. Io sarei veramente rispettoso, poi Giampaolo quando arriverà mi sgriderà sicuramente che non si comincia senza di lui. Io sto aspettando, e se lui non viene che devo fare? Io direi Allungo il brodo. Allora, no, se fossi capace di raccontare le barzellette vi racconterei la barzelletta, ma sono talmente negato. Io qualcuna carina te l'ho raccontata. Sì, ho capito, ma non serve niente, non serve, me l'hanno raccontata. Senti, per allungare il brodo, allora, tocca a te. No, resta qui con me, anche perché... Allora, mi siedo perché sono stanco. Siedi un attimo. Emilio mi prende sempre l'altro viso, perché poi dice, vieni a presentare, io non mi sento assolutamente presentatore, anche se poi me lo fanno fare in qualche modo. No, però mi faceva piacere... così, ricordare di andare un po' un attimo indietro con la memoria, che io non sono di Monterotondo, anche se ormai mi ci considero per adozione, che è dal 1980 che sono qui. E non mi dico sementanese? Come? Sementanese. Papà, io Destaccino. Ah, vabbè. Scusa. Destaccino e romanista. Ecco, romanista pure io. Ecco, bene. Però dicevo, una delle prime realtà che ho conosciuto appena arrivato a Monterotondo è stata appunto la grafica Campioli, e all'epoca Monterotondo non è che brillasse per fermenti artistici. Diciamo che la grafica Campioli era un punto di ritrovo, era un pensatoio, e nella grafica Campioli, introdotto dall'amico Angelo Mancini, poeta, scrittore, ho avuto l'opportunità di conoscere Emilio, di conoscere altri amici, alcuni di loro purtroppo non ci sono più, e tra questi mi sembra giusto ricordare il nostro caro Franco Vanni, che era importante per tanti versi, anche per la sua presenza fisica perché era importante, era un catalizzatore, mi assomigliava, ma è un po' di più, era molto generoso, però era un catalizzatore indubbiamente, le famose cene, perché poi ecco da Emilio facevamo lo spuntino a base di mortadella, grana eccetera, e poi passavamo da Franco, insomma, no, Franco con Enrico, le cose, anche quegli spuntini non erano male, indubbiamente. Quindi devo dire, l'importanza della grafica Campioli è stata, in questi anni è stato proprio questo, quello di costituire un fulcro, un centro importantissimo dell'attività culturale di Monterotondo, che ripeto, all'epoca contava soltanto del CTR, non so quanti se lo ricordano, che era il centro di produzione teatrale dei ragazzi, altre realtà artistiche non ce n'erano. No, beh, scusa, mi consenta, c'è una cosa che bisogna dirla, c'era la galleria della Paola Fisciarelli. Sì, il grillo, sì, lei era veramente una pioniera, perché era in mezzo al prato, c'era un prato intorno e lei fece questa galleria poi è diventata un... negozio di mobili, tutto quello che ti pare. Esatto, però la galleria, questo bisogna ricordarlo. È vero. Dice, comunque importantissima la tua presenza, anche perché da te sono cresciuti tantissimi artisti che oggi dipingono, alcuni sono più o meno affermati, ma che comunque tutti hanno proseguito la loro strada. Insomma, penso a Franco Cenci, penso a Massimo Puglio, a tanti Abbadini, tantissimi. Insomma, diciamo che sono pochi quelli che non ci sono passati. Ecco, appunto, quindi io credo che tu effettivamente hai costituito un pezzo di storia, costituisci ancora un pezzo di storia culturale di Monterotondo, e te ne dobbiamo essere tutti quanti grati, anzi io inviterei calorosamente un applauso, perché Emilio se lo merita. In cui è vero, mostre, però come diceva Emilio, anche presentazioni di libri,
anche serate musicali, anche discussioni culturali. A proposito di libri, ecco, mi piaceva qui, se me lo consentite, leggere una breve poesia di Angelo Mancini, tratta da uno dei suoi primi libri, che è Lo spettacolo in piazza, e poi riproposto anche in Reditus, giusto? La pubblicazione della Cacciola. Che è appunto una pubblicazione. Esatto. Importantissima, magari anche per la riscoperta insieme ad Enrico della figura appunto di Paolo Angelani. Ecco, fondamentale. Quindi, se me lo consentite, io volevo leggere mentre attendevamo gli altri questa breve silloge che è Il mio paese. Apro la finestra per guardare il mio paese. Lo amo così. È stupendo così, avvolto nel silenzio che l'indora. Sorge una melodia invisibile giuliva dalle vie, dalle antiche piazze. In giro non si scorge ancora anima viva. Che in realtà, se la andiamo a confrontare con quello che è il centro storico oggi, cioè, le anime vive ce ne sono pure troppe. Ecco. Ci siamo tutti? No, ancora no. Allora, ultime notizie? Le ultime notizie sono queste. Che Giampaolo Berti è partito adesso, quindi arriverà da un attimo all'altro, e Franco Campigiani è partito prima. Con le buone maniere parte subito. Meno male. Detto questo, io darei innanzitutto la parola a Marco Baranello mentre siamo qui che aspettiamo tanto per allungare il brodo, perché sì. Siamo bravi in questo. Io me lo segno alcune cose, brevissime cose. Psicologo, tantissimi di voi lo conosceranno, è nato a Monterotondo, che è importantissimo. Tu non rinneghi i tuoi notari di Monterotondo, perché prima c'era una disquisizione su qualcuno che magari preferisce non dire sono nato a Monterotondo, sono a Monterotondo. Monterotondo è sempre vantato di essere un eretino. Eretino, sì, appunto. E è un fondatore della teoria emotocognitiva. Mi ho chiesto, dico, che cosa vuol dire? Dico, ma forse è meglio che non te lo dico, perché se no sarebbe un discorso un po' troppo lungo. Io credo invece due paroline su questo le debba spendere. E poi è presidente del circolo dei creatori, dei creativi, scusa, che è il circolo che è appena nato. Dei creatori è troppo elevato. Dei creativi. Teoricamente se ce n'è uno solo. Dei creativi. È un lapsus di tutto rispetto. Che è? Io ringrazio. Quindi è una realtà che appunto è nata da pochissimo, da un anno. Da un mese. Da un mese addirittura. Allora, spieghiamo che cos'è questa realtà. Io sono uno psicologo, un dissidente in realtà della psicologia internazionale, perché sono antipsicofarmaci e anche antipsicoterapia. E durante i miei studi universitari mi sono accorto che c'era qualcosa che non andava. Io prima di studiare psicologia ho studiato elettronica. E l'elettronica risponde alla fisica, la biologia risponde alla fisica. La fisica è la scienza che studia comunque la natura. La psicologia faceva un salto, per usare una terminologia fisica, quantico. A un certo punto si inizia a parlare di madre, padre, fratelli, sorelle, cioè di mentale. Il mentale in realtà è qualcosa di fumoso, perché psiche è un termine che indica anima, almeno dal punto di vista etimologico, cioè qualcosa di intangibile e di inconoscibile. Appunto, è proprio sconosciuto. Quindi noi chiamiamo psiche quel qualcosa che non conosciamo. E mi sono reso conto che aveva poco a che fare con la natura fisica degli organismi umani e dell'universo stesso, senza essere retorici. E ho iniziato ad applicare la parte tecnico-scientifica della fisica anche alla psicologia, scoprendo semplicemente che l'essere umano è più semplice di quello che pensiamo e che è possibile non dilungarsi troppo in chiacchiere a livello psicologico, perché in realtà il regolatore dei flussi di cariche nell'organismo, potrei diventare troppo complicato, in realtà è il muscolo, ovvero i disturbi psicologici hanno una natura muscolare. Per questo ho avuto l'onore di essere attaccato dalla terza università al mondo, che è la Sapienza, e la prima in Europa. Quindi sono veramente un dissidente. Mi è venuto ad intervistare un'antropologa di Princeton che ha detto: in Italia al limite ti fanno fuori civilmente, negli Stati Uniti li fanno fuori fisicamente, quindi è meglio che non ci metti piede, perché saresti praticamente morto, perché la lobby degli psicofarmaci
ho avuto l'onore che un neurologo piuttosto importante della Sapienza mi ha dedicato una pagina intera in un libro dicendo che l'unica soluzione, lui parlava degli attacchi di panico, agli attacchi di panico erano gli psicofarmaci che dava lui e non 4-5 sedute massimo senza far parlare il paziente, che invece faccio io. E ho dato vita a circa 5 centri attualmente in Italia che utilizzano la mia teoria, il mio nome, e poi ho scoperto una cosa interessante, che l'Università Città Studi a Milano mi ha chiamato una volta per applicare questa teoria nel marketing. Architettura mi ha intervistato insieme a Illy e Berlusconi sulla crisi economica. Ho scoperto che questa teoria iniziava a prendere piede in altre branche delle discipline, delle professioni. E a questo punto ho iniziato ad applicarla anch'io in altre branche, a studiarla, e una di queste è l'arte, ma come concetto. Quindi ho dato vita a un movimento, diciamo così, concettuale, anche di un'arte emotocognitiva, ed ecco perché poi sono qui in questo momento, per parlare poi di arte. Quindi brevemente parlo di arte e poi concludo a questo punto, cerco di fare un intervento non troppo pesante, anche se penso che lo sia già stato, no. E vorrei un po' provocare tra virgolette, nel senso che gli artisti a volte, quando ci parlo, io vengo da una famiglia di artisti, sono Baranello a Montrondo, Franco e Gianni, sono due pregiatissimi artisti, noti a Montrondo. Però parlando con gli artisti a volte mi filosofeggiano, cioè l'arte è qualcosa che trascende, l'arte è così, l'arte è colà, però io che sono un pragmatico, e certe volte vengo attaccato per questo, quasi di cinismo, penso che l'arte sia comunque un prodotto che va condiviso, non soltanto va condiviso perché è bello, cioè dal punto di vista estetico, perché non è che possa piacere poi a tutti, ma perché è un prodotto commercializzabile. Perché se noi oggi pensiamo a un Picasso, pensiamo al Picasso come rivoluzionario sicuramente, ma anche come valore. Possedere un Picasso non è soltanto è un valore di investimento, e l'arte è investimento. E è questo che dobbiamo imparare. Dobbiamo imparare soprattutto al Nord Europa, a Berlino, Londra, perché investire in arte significa investire in estetica, in un valore duraturo, e creare una base per far sì che gli artisti crescano. Perché per potersi occupare di arte come di ricerca all'università c'è bisogno di finanziamento, c'è bisogno di denaro, perché non è che si vive di arte così, in maniera fumosa. L'artista, per poter fare arte, deve comunque mangiare, e noi come pubblico, come acquirenti, dobbiamo valorizzare il nostro mercato dell'arte. Per valorizzarlo dobbiamo acquistare. Allora a questo punto ci chiediamo: ma chi acquistare? Come intuire che domani ci sarà Picasso? Ebbene, lo fa proprio il pubblico. La vera arte non la fanno i critici. I critici possono indirizzare, ma l'arte vera, il valore, lo fa il pubblico. E quando il collezionista inizia ad acquisire questa competenza, sono io che determino il mercato, allora iniziamo a creare una scelta di artisti personalmente che poi dobbiamo seguire, dobbiamo far crescere e tutelare, perché quando acquistiamo un'opera d'arte dobbiamo far sì che venga tutelata, perché quello è il nostro patrimonio dal punto di vista commerciale, perché ho preso questa piega un po' cinica, ma un patrimonio artistico, perché è il privato oggi che può tutelare l'arte, non è più il pubblico la tutela poco, il Colosseo è in vendita tra virgolette, il pubblico non ha soldi. Il privato è quello che può conservare perché lo fa per amore. Compra, mette soldi, ma lo fa per amore, lo fa perché piace, lo fa perché è appassionato. Allora cerca di tutelare il bene che ha acquisito, come noi cerchiamo di tutelare la nostra casa, i nostri beni. Anche l'arte deve essere tutelata, e credo che noi siamo proprio i fautori di quello che può essere il futuro. E oggi abbiamo una grossa opportunità, perché oggi c'è una crisi economica tale che permette in realtà di acquisire arte a un prezzo leggermente inferiore, e questo qua lo conoscono bene gli inglesi, perché quando c'è crisi economica investono in arte, perché sanno che la crisi finisce e si trovano un patrimonio che hanno acquisito con meno risorse, un patrimonio che può diventare inestimabile. Io penso di concludere qui e vi ringrazio per l'attenzione, non voglio appesantire e lascio la parola. Grazie. Agli altri. Nel frattempo ci hanno raggiunto il nostro sindaco dottor Mauro Alessandri, l'assessore alla cultura Riccardo Varone,
Quindi se magari il sindaco volesse venire qui per un salutino, sì, lasciando lì la gentile signora e il piccolo Ado. Io purtroppo non posso stare molto, quindi cedo tranquillamente il mio posto. Sì, ma prego, mi sposto. Dove deve, ma io so. Loro hanno preferito senza microfono, perché sì, si sente bene, quindi. Sì. Salve. Prego, buonasera. Sì, quindi la sala, posto, mi invitate a portare un saluto, io lo faccio volentieri. Spesso mi è capitato durante questa teletina di far coincidere un saluto con un ringraziamento. Dai il microfono, perché o alza il volume o... Alzo, va bene, alzo il volume. No, recito, arrivo fino all'ultima fila, De Carlo, adesso vedrai. E... spesso mi è capitato durante quest'estate retina di far coincidere il saluto con il ringraziamento e anche in questo caso lo farò. In genere si ringrazia all'inizio per scaldare un po' i motori. Io vedo tante persone, che ne so, le istituzioni, rappresentanti delle istituzioni che partono con i ringraziamenti per scaldare un po' la voce, rotare un po' la lingua, no? Ma io lo faccio veramente con il cuore, come lo faranno sicuramente tanti altri con altrettanto cuore, perché sono sindaco di una città bellissima, nella quale la cultura non siamo noi a promuoverla, almeno non esclusivamente, ma noi fiancheggiamo tante esperienze artistiche, tante capacità, tante brillantezze, tante professionalità nel campo dell'arte, della cultura, che hanno scelto di mettere radici qui. O che ci si sono trovate, insomma, ci sono da tanti anni. Anselmi è uno di questi, come tanti altri artisti che oggi espongono, come tanti altri scrittori o poeti, come tante altre persone che qui noi accogliamo sempre molto volentieri, anche se non sono di Montorotondo, non ci stanno, non abitano qui, il maestro Umberto, che ho risalutato con lo stesso piacere con il quale ogni volta lo saluto e oggi mi ha anche risparmiato, ma sono io invece a ricordare che ancora siamo inadempienti rispetto ad alcune cose che lui spesso ci segnala, non lo dico con gioia, con un certo imbarazzo, ma comunque sorridendo. Quindi il ringraziamento è per questo, per essere così vivi, così vivaci e soprattutto per promuovere nuove forme d'arte, relazione tra di loro, la capacità di essere un po' insieme, di essere a sintesi, non solo di ammucchiarsi, diciamo, ma tirar fuori ogni volta un dato originale, un'interpretazione originale, che in questo caso credo ci sia così evidentemente che non deve essere celebrato con altre parole. Quindi il ringraziamento va a voi, va ad Anselmi, va a tutti gli artisti che hanno esposto, alle persone, ai pensatori, agli scrittori che hanno partecipato e che sono qui a Monterotondo. Colgo l'occasione per questa ultima mia serata, insomma questa ultima mia presenza, perché dopo ci saranno un po' di ferie, per abbracciarla, insomma, questa comunità che oggi qui voi rappresentate, anche se non siete tutti di Monterotondo, anzi credo una minor parte sia di Monterotondo, però questo è l'affetto che volevo significarvi e volevo dimostrarvi, e lo faccio con tutto il cuore. Quindi, detto questo, mi sono limitato a questi 5 minuti, credo di aver condensato in questi 5 minuti quello che volevo rappresentarvi e volevo dirvi, spero di non avervi annoiato, se così fosse, insomma, comunque, sono stati pochi minuti e quindi me la farete passare anche stavolta. Vi ringrazio e buon proseguimento di serata. Assessore, vuole aggiungere qualche cosa? Sì, ma io buonasera a tutti, sarò rapidissimo perché ovviamente il sindaco è inquadrato. Tu mi sai meglio che però usi il microfono. Sì, no? È vero. C'è la cassa. Sì, è vero. Oh, dicevo, buonasera a tutti e sarò rapidissimo, anch'io qualche piccola considerazione che prende spunto sia delle parole del sindaco sia dell'intervento che ha preceduto quello del sindaco. Ho sentito parlare di valorizzazione di patrimoni comunque da valorizzare, dove molto spesso è vero, purtroppo in Italia c'è questo abbandono, diciamo così, da parte del pubblico, purtroppo
su tanti beni culturali. Noi a Monterotondo, insomma, nel nostro piccolo, mi ha fatto piacere e ci ha fatto piacere quest'anno ospitare anche una rassegna, diciamo, d'arte all'interno dell'Estate Retina, che ormai sta cercando appunto di guardare a 360 gradi a tutte le forme culturali, così come fa piacere anche ricordare l'impegno che l'amministrazione Alessandri, insomma, quindi tutta la giunta, ma con una volontà forte appunto da parte del sindaco di investire proprio e valorizzare alcuni aspetti culturali, e tra i quali, essendo proprio qui a Palazzo Orsini, comunque in una cornice che è sicuramente suggestiva e che appunto in questi ultimi anni siamo, anche l'Estate Retina sta contribuendo a valorizzare, ci accingiamo appunto nel prossimo anno anche ad inaugurare, ridare alla luce nuovamente alla comunità un museo territoriale, perché seppur molto piccolo, un museo già c'è, ma sicuramente in questo contesto, all'interno del contesto di Palazzo Orsini, nelle stanze affrescate che già offrono un contenitore sicuramente molto particolare, ci accingeremo comunque ad inaugurare un museo che sarà, oltre all'avanguardia per le tecnologie e per gli impianti che diciamo allestiremo, anche un contenitore culturale con del materiale archeologico di primissimo livello. Questo a dimostrazione, ecco, che comunque anche nel nostro piccolo, insomma, stiamo guardando alla cultura come un forte motore di questa città, come ricordava il sindaco, e la presenza, i numerosi artisti che hanno partecipato questa sera, tra l'altro a chiusura di un'Estate Retina che comunque ci ha dato degli ottimi risultati, è stata durata più di 30 giorni, ha avuto un richiamo non solo locale ma anche nazionale, a dimostrazione appunto ci fa piacere, e anche a me, insomma, anche io volevo portare i ringraziamenti per tutti gli artisti, in questo caso magari del mondo appunto della pittura, ma non solo, che quotidianamente attraverso le loro opere, attraverso appunto le loro creazioni, contribuiscono sia a ovviamente rendere Monterotondo una città sempre più d'arte, ma ovviamente valorizzano appunto quello che è il ruolo della cultura in Italia. Quindi con questo piccolo ringraziamento ovviamente anch'io mi unisco agli auguri di buone ferie, e con appunto l'augurio che anche il prossimo anno, nell'Estate Retina 2014, l'amministrazione riesca a mettere in campo, con il sostegno appunto dei tanti interlocutori che ci sono nel mondo della cultura, un'Estate Retina sempre più ricca e sempre più che a 360 gradi guardi tutte le categorie in ambito culturale. Grazie. E a marzo dovremmo inaugurare il Teatro Ramarini, quasi sicuramente. Io credo che tutti lo conoscano, però permettetemi di riassumere brevemente qualche notizia. Gianpaolo Berto è nato e cresciuto nel circoscritto ma fervente ambiente artistico del dopoguerra ad Adria, dove, a parte il genio isolato e non ancora riscoperto dell'anglosassone Foster, un nuovo clima culturale si andava formando accanto alle figure di Scarpari, Reali, Rizzi, Palmieri e Gioli. Poi a Rovigo e a studio con Prudenziato e Breseghello, e in amicizia con Gabris Ferrari. L'incontro con i maestri Zancanaro e Levi è fulgurante e costituisce il trampolino di lancio di questo eclettico artista nel mondo della pittura contemporanea italiana. Pur essendo stato tra i pochissimi ammessi allo studio di De Chirico, ma anche di Couture e Picasso, e aver esposto in prestigiose gallerie e musei, Berto si è sempre esentato dall'apparire nelle vetrine del grande mercato dell'arte, prediligendo il contatto in chiave anti-elitaria con le cerche di pubblico più genuino, allievi, gente semplice, artisti e intellettuali che conducono la propria ricerca con rigore e autonomia rispetto a mode e correnti. Ciò non significa che la sua pittura sia avulsa dal contesto dell'arte contemporanea, anzi, la caratteristica appropriazione del pittore della realtà che lo circonda e alle forme in evoluzione della pittura in Berto è esplicita e, come spesso accade nell'arte, vaticinatoria.
È noto infatti il debito contratto dalla poppa americana nei confronti di quella europea, un fronte che a suo tempo trovava Umberto attento e operativo e poi nei decenni a seguire pronto a cogliere le fioriture delle successive frontiere dell'arte. Ecco, io a questo punto pregherei il maestro Umberto di parlarci delle motivazioni di questa manifestazione. Allora, mi sono fatto mandare un catalogo da Venezia, dal Museo Guggenheim, dove c'è la mostra di un pittore del periodo degli irascibili, amico di Pollo, eccetera, che faceva dei collage da ragazzo straordinario. Ed è l'unica mostra che c'è a Venezia, la Biennale lasciamo perdere. E l'unica mostra che c'è in Italia è questa mostra qua, che non è un'iperbole, è stata ideata non in questi giorni o quest'anno, ma dopo tanti anni da Anselmi, che secondo me è la reincarnazione di un capo indiano, perché la scoperta della ruota di medicina, che io non conoscevo e mi ha molto affascinato, e consiglio a tutti voi di dare un'occhiata sul computer perché è straordinaria, la ruota di medicina è un capolavoro assoluto, veramente di spiritualità, di arte medica e soprattutto anche di rapporto di grande civiltà che noi abbiamo distrutto, no? Siamo andati lì a portare la civiltà distruggendo una civiltà superiore alla nostra. Ebbene, questo ricordo di Monterotondo è un qualche cosa di eccezionale e consiglierei veramente di trasformare questa mostra, c'è il sindaco, c'è l'assessore, proprio in un museo permanente e continuare a, soprattutto perché è una mostra che serve agli studenti, alle scolaresche, perché è non solo una mostra, diciamo, edonistica o una mostra mondana, è una mostra di conoscenza. E un po' sono anche felice di dare questo contributo ad Anselmi, che secondo me così è giusto che ce l'abbia, perché poi questa mostra è stata fatta veramente con grande sacrificio, con grande amore, con grande passione. Ne è uscito un qualche cosa di straordinario, ma la cosa più straordinaria è la partecipazione dei bambini, bambini anche un po' grandini, e questo è fondamentale. Joseph Beuys, questo grande artista tedesco che io ho avuto l'onore di conoscere, diceva: ogni uomo è un artista. Ecco, cerchiamo, secondo me, di portare questo messaggio, soprattutto nella scuola. Io stasera rappresento il direttore dell'Accademia di Belle Arti di Roma, che mi ha incaricato di portare il suo saluto, dovendo e avendo dei problemi familiari un po' particolari, essendo io il decano dell'Accademia. Volevo dire un'altra cosa, stamattina ho ricevuto un catalogo dalle Marche, da, come si chiama questo? Adesso mi viene, e noi, io da tanti anni do delle mie opere, delle incisioni, come tanti miei colleghi, a questo comune, il quale fa delle mostre con delle aste per aiutare, adesso abbiamo aiutato e creato una scuola in Uganda, per dire, però adesso mi hanno dato l'annuncio che fanno un museo dentro al comune permanente e ogni anno diamo. Ecco, siccome le cose buone vanno in qualche modo ripetute, io tenterei, già che c'è l'assessore qua vicino, il sindaco è lì, ecco, di fare la stessa cosa a Monterotondo, perché vedo che la partecipazione è stata importante. Io mi darò da fare. A Roma ho fatto in questo mese, dove ha partecipato anche Anselmi,
e tanti altri, una mostra sui futuristi, gli ultimi futuristi. Poi c'è una mostra su Frida Kahlo, che è ancora aperta, ha successo. C'è questa mostra a Monterotondo, e questo è molto importante. Ma nel catalogo di Venezia c'è scritto questo, sono le parole di Peggy Guggenheim: ho sempre fatto esporre a pittori giovani e sconosciuti. Ecco, andiamo avanti con questo messaggio, con questa situazione, e se potete sistemate queste opere, mettetele nei corridoi, nelle cose, ingrandite, e può diventare un centro molto importante su questa storia, su questa cultura della ruota di medicina. È la prima mostra al mondo che si fa sulla ruota di medicina. Grazie. Grazie al maestro Umberto. Nel frattempo ci ha raggiunto anche il dottor Toninelli, che è il direttore dell'istituzione culturale, anche del museo, che presto darà la luce qui sotto il palazzo. Passiamo ora a un'altra di Franco Campioni, che è Franco Campioni. Allora, che dire pure di Franco, qualche piccola notizia: Franco è nato a Marino, taccio la data, risiede anche lì, conduce direttamente un'azienda agricola secondo modelli di coltivazione biologica e scelte di vita più possibile alternativa. Ha pubblicato svariati testi poetici con le seguenti editrici: Mario dell'Arco, L'ala e la gruccia e Frutto a capo, Rossi e Spera, Carte segrete, Selvaggio pallido con disegni di Roberto Mastroianni, Ibiscos, Cielo amico nella collana inaugurata da Domenico Rea, Sovera, Canti tellurici nel 2000. Coltiva interessi nel campo delle arti visive come critico d'arte ed è giurato in svariati premi letterari. Pubblicista, ha svolto un'intensa attività presso emittenti radiofoniche e testati di interesse locale. Inoltre ha curato rassegne e collane letterarie per conto di editrici Sovera Fermenti e gruppi culturali Castelli Arte e Grafica Campioni. Attualmente collabora al Corriere di Roma, Controluce ed altre testate specialistiche. Animatore culturale, ha dedicato particolare attenzione all'organizzazione di eventi multimediali come spettacoli organizzati negli anni 90 con il regista Mario Procopio per conto dell'associazione Astrolabio, presentando personaggi autorevoli del mondo culturale. La parola a Franco. Buonasera a tutti. Dunque, io avevo preparato un breve excursus delle iniziative culturali e artistiche realizzate dalla Campioni in quest'ultimo trentennio, ma ve lo risparmierò. Mi limito a dire cose che tutti voi sapete, tutti sappiamo, che la Campioni di Monterotondo ha svolto in tutto questo tempo un'attività culturale e artistica di vasti orizzonti, qualificandosi come riferimento prezioso dell'avanguardia nell'Interland romano. Lo comprova pienamente l'evento artistico odierno che si svolge qui nella splendida cornice di Palazzo Orsini, con il corollario autorevole in galleria di una mostra prestigiosa del qui presente maestro Giampaolo Berto, del fratello Pierluigi e della sorella Gabriella. Tutto ciò è una riprova della attenzione che la Campioni ha sempre rivolto e rivolge tuttora ai protagonisti, della tensione costante, sempre della Campioni, verso i più attuali percorsi artistici. Ma qui viene il bello, perché è qui che si innesta una riflessione alquanto spiazzante. Ci si può chiedere, infatti, ed è più che giusto chiederci, in che modo possa coniugarsi all'interno di questa tensione verso il nuovo, di questo itinerario verso i più innovativi linguaggi artistici, un discorso incentrato sulla filosofia dei popoli nativi, ovvero su quanto di più arcaico possa esistere. La ruota di medicina è un simbolo legato alla cultura sciamanica. Insomma, c'è da chiedersi
come possa legarsi la ricerca d'avanguardia con questi richiami ancestrali, precedenti di gran lunga la costruzione storico-culturale, anzi, a che addirittura ne prescindono. Ogni popolo è nativo e resta tale a prescindere dagli influssi culturali che può subire nel corso dei secoli e dei millenni. Perché? La risposta è semplice. Il popolo ricicla tutto e tutto rimpasta nella sua propria filosofia legata agli elementi, alle origini, ai mitologemi originari, dove sono contenute rivelazioni fondamentali e fondanti che riguardano la vita, la storia, il senso ed il valore dell'umana avventura. Purtroppo oggi il popolo non c'è più. Lo diceva Jean Marx ai suoi tempi, sia pure con altri intenti e intonazioni culturali. Il popolo è stato soppiantato dalla massa, dalla cultura senza anima e senza radici dei tempi attuali. Ma qualsiasi pianta, purtroppo, ivi compresa quella umana, senza radici non pompa più linfa e non si può più rinnovare, perché è questa la peculiarità delle radici, il rinnovamento, non è la conservazione, come è facile equivocare. Le radici si rinnovano, tornano puntualmente a produrre nuove gemme e nuovi frutti, quindi tornano continuamente a capo, dando sempre origine a nuove ed inedite avventure. È un errore pensare che lo scrollone salutare promosso dalla cultura contemporanea nei confronti dei valori tradizionali, dei vecchi ideali e di tutte le metafisicherie decadute a pregiudizi, a feticci, a fatue mitologie, debba essere inteso nel senso di un rifiuto delle radici. Al contrario, questo scrollone è stato determinato dal vivo desiderio di tornare ad attingere alla linfa primaria, alla originalità delle origini, invertendo quel perverso senso di marcia che, disprezzando le radici, ha perso la spinta verso il nuovo, precipitando nella stasi di un arido declino. C'è una profonda distinzione da fare tra la mitopoiesi, che è mito aurorale, sorgivo, ed il mito della mitologia, decaduto a fabula ripetitiva. A che serve seppellire un passato logoro e stantio, se poi non si è in grado di provocare l'avvio di una nuova avventura culturale? Oggi più che mai occorre ristabilire quel contatto con le profonde radici dell'essere, che possa dar vita ad una spinta mitopoietica di inusitate ed inedite proporzioni. Solo così potremmo tentare di uscire dall'impasse culturale in cui ci siamo impantanati. La storia è ciclica, come ben sapevano gli avi, e non lineare, come pensiamo oggigiorno, in omaggio ad una falsa idea di modernità che ci sta conducendo verso il baratro autodistruttivo. Gli avi sapevano che l'inizio e la fine cadono l'uno nell'altro e si danno sempre la mano. Sapevano che la vita è scandita dalle albe e dai tramonti, per cui dopo la notte non può che tornare l'aurora. Conoscevano gli avi i ritmi delle quattro stagioni, come testimonia appunto la ruota di medicina. Quei ritmi che oggi abbiamo cancellato con danni incalcolabili per la nostra, ma ancor più per la futura generazione. Ecco che per andare realmente avanti bisogna tornare indietro, non in senso nostalgico, ma in senso innovativo. È successo tante volte nella storia. Pensiamo all'influsso esercitato dal primitivismo sullo sviluppo dell'avanguardismo artistico. Quanti spunti fertilissimi ha fornito all'innovazione artistica quella spinta
alla deculturazione dei linguaggi, al regresso verso le strutture primarie ed arcaiche. Questo significa tornare alle radici, non significa andare a ritroso verso il passato, ma significa trovare la spinta oggi di un nuovo albeggiamento e dunque di un nuovo futuro. Ricordo che i primi tempi che ci frequentavamo, io ed Emilio Anselmi, ci soffermavamo spesso a parlare di un notissimo e geniale scultore rupestre dell'avanguardia artistica più accreditata, Lorenzo Guerrini. Molti credo conoscano i grandi monoliti che Guerrini era solito scolpire direttamente in cava, a contatto di gomito con gli scalpellini. Sono forme primordiali che alcuni hanno pensato di avvicinare ai menhir preistorici, con grave scandalo e disappunto del maestro, occorre dire, che in essi vedeva piuttosto impronte di città avveniristiche, dove agli scultori, cito testualmente le sue parole, fossero dati chilometri di spazio natura da plasmare tra cielo, acque e terra, per dare all'uomo il suo nuovo spazio. Di questo parlavamo con Emilio, riconoscendo in quella visione dell'arte molte anticipazioni poetiche successive, dalla land art all'arte povera e fino anche al ready-made, all'oggetto trovato, al bricolage e all'assemblage, di cui lui stesso, Anselmi, iniziava a fare interessanti sperimentazioni. Emilio è infatti, come sapete, oltre all'animatore culturale che sappiamo, anche uno scultore di straordinario valore. Di lui mi sono anche interessato criticamente in più circostanze e devo dire che la sua direzione di marcia è sempre stata coerente ed esemplare. Egli non scolpisce nel senso michelangiolesco del levare, né in quello del modellare la creta, ma compone le sue figure con oggetti trovati in natura o con resti e reperti delle umane culture, spesso recuperando materiali di scarto e riciclando materie prime. Con pochi tocchi geniali, egli ricicla il tutto, trasformandolo in opere dal sapore totemico, alludenti appunto al sacro primordiale. Sta qui il senso ciclico della storia e della vita di cui prima parlavo. Ecco, in questa mostra Anselmi si avvale di una svariata gamma di voci artistiche ispirate ai temi della conoscenza universale, della sapienza delle origini, e tutte insieme ci fanno riscoprire la fragranza di una verità che forse avevamo dimenticato. Noi siamo terrestri, siamo figli della terra e dunque anche del cielo. Apparteniamo al cosmo e non è vero il contrario, che il cosmo appartenga a noi, come abbiamo per molto tempo pensato. Il bello è che Emilio ci dice queste cose e le fa dire ai suoi colleghi senza vene profetiche, anzi con quel lieve garbo ironico che lo distingue anche come uomo, e come uomo di mondo, aggiungo, conoscitore di quei vizi del mondo che allontanano gli uomini dalle verità elementari. Grazie al nostro Franco Campeggiani. Ora, prima di dare la parola alla professoressa Maria Grazia Pelaglia, io volevo ringraziare innanzitutto tutti gli artisti presenti e non presenti che si sono impegnati nella realizzazione di questa fantastica kermesse. Ecco, notare qui presente abbiamo Stefano Panzarasa, che mentre noi parliamo tranquillamente, lui lì è intento nella realizzazione delle riproduzioni delle statuette delle idee neolitiche. Come faccia non lo so, perché io mi sarei fatto distrarre tranquillamente.
E dicevo, ecco, ringraziamo tutti gli amici, tutti gli artisti presenti. Un saluto anche a Filippo Cherubini, che è in rappresentanza qui di Antonio Mancini, anche lui è amico della grafica di Campioli. Lo ringraziamo, grazie della presenza. E darei a questo punto, ricordando, ecco, che poi qui fuori c'è una postazione in cui è possibile acquistare dei libri, credo, no? Emilio, sì. Ecco, se tu mi dici che libri ci sono, perché sono, io... sono libri da comprare. Libri da comprare. Per un motivo semplicissimo, perché è un contributo alle spese sostenute, ed è l'unico contributo che c'è. Quindi non abbiamo vergogna ad ammetterlo, che siamo quasi poveri. Quasi poveri, sì. Se escludiamo tutti i soldi che ci abbiamo in Svizzera, naturalmente, perché quelli non sono dichiarati, quindi sono fuori. Mi pare giusto. Allora. Sente? Sì. Sì, volevo solamente completare la mia nota biografica dicendo che quello è, diciamo, il mio aspetto di ricercatrice astrologica, ma io ho, diciamo, anche il mio aspetto principale a livello professionale è quello di traduttrice e di collaboratrice. Sono componente del comitato editoriale della rivista di Scienze e Storia Prometeo, pubblicato dalla Mondadori. E quindi sono, diciamo, tantissimi anni che mi occupo appunto di traduzione e per il tipo appunto comunque mio di interessi di queste ricerche, diciamo, a livello simbolico nella nostra civiltà, sono venuta in contatto con le opere appunto dell'archeologa lituana Maria Gimbutas tre anni fa, con l'incontro con Marcello Baraghini, che anche lui, diciamo, per il suggerimento di un autore della loro casa editrice, Giovanni Feo, stava cercando di concretizzare questo progetto di tradurre l'opera più importante appunto di Maria Gimbutas, che è La civiltà della Dea. Diciamo, l'incontro delle nostre volontà ha prodotto per fortuna questo apporto alla nostra cultura italiana, un'opera che è uscita nel 1991 negli Stati Uniti, che finalmente fra 2012 e 2013 è stata finalmente tradotta anche in italiano. Della Gimbutas c'erano già diverse opere tradotte, per cui il linguaggio della Dea, ma 191 negli Stati Uniti, pochi anni prima della morte dell'archeologa, che è avvenuta nel 1994, e quest'opera nell'edizione originale era un unico volume, ma poi nella traduzione italiana invece si è compiuta una scelta di presentarlo in due volumi. Sia per, diciamo, ragioni organizzative e pratiche della casa editrice, che per pubblicare un unico volume avrebbe dovuto presentare, diciamo, un libro scomodo da maneggiare e poi anche abbastanza caro, insomma, abbastanza dispendioso per i costi di produzione, e quindi ovviamente la cosa si sarebbe ripercossa anche sul prezzo di copertina. Quindi, dato che la casa editrice è Stampa Alternativa, che è una casa molto importante nel panorama culturale italiano, in quanto rappresenta un po' l'alternativa, una delle poche voci che ancora esprimono dei valori alternativi nella nostra cultura abbastanza omologata, e, diciamo che per poter affrontare questo progetto, insomma, ha deciso di suddividere il volume in due parti. Come presenta tutte le ricerche tutti i dati disponibili a livello di database, insomma, della conoscenza archeologica europea riferita al periodo del Neolitico europeo, e cioè un'età che va dal 7000 al 3500 a.C. circa. E in questo primo volume lei presenta appunto tutti i dati disponibili esistenti, molti dati
diciamo che li ha messi a disposizione lei con il suo lavoro di campo in Grecia, in Macedonia e nell'ex Jugoslavia e addirittura anche in Italia c'è un sito neolitico, la grotta di Scaloria, in cui lei ha lavorato negli anni 70. Quindi questo primo volume è come una specie di mappatura, una carta geografica ed geoarcheologica dell'Europa neolitica, in cui si presentano tutte le svariate popolazioni che gli archeologi, diciamo, nei vari paesi in cui sono avvenuti ritrovamenti, soprattutto nell'area balcanica, si presentavano queste, diciamo, piccole popolazioni come dei fenomeni, degli episodi isolati, che lei invece, radunando tutte insieme, ha presentato in un panorama unico, e dopo anni e anni di ricerca, cioè tutta la sua vita, li ha presentati come una civiltà, cioè un'altra civiltà che precede quella che noi consideriamo la civiltà Tukur, la civiltà occidentale, che noi consideriamo come aver preso avvio dalla civiltà sumera, quindi diciamo dopo l'età del bronzo e poi. L'età neolitica insieme a quella paleolitica viene quindi considerata una specie di preparazione alla civiltà dal nostro paradigma culturale. Invece con i suoi studi, e poi chi vorrà appunto consultare il volume vedrà quante sono queste popolazioni che hanno inventato l'agricoltura, che hanno inventato la ceramica per esempio, e che hanno realizzato delle statuette, diciamo, di grande valore artistico, come quella che adesso sta riproducendo Stefano Panzerata qui a fianco a me, e nei suoi scavi quello che diciamo l'ha colpita nel suo lavoro è stato proprio il ritrovamento di grazie poi all'impiego della possibilità di effettuare delle datazioni a radiocarbonio, e l'archeologa Maria Vibutas è stata una pioniera negli anni 70 nell'uso di queste nuove tecnologie, di queste nuove tecniche nel campo archeologico, per cui possiamo anche dire che la sua ricerca non è una ricerca, diciamo, fatta così di una sognatrice, ma è una ricerca che ha svolto prima un'imponente raccolta di dati, un'imponente classificazione di questi dati, uno studio, un'analisi di tutta la simbologia che emergeva da tutte queste migliaia di manufatti e di statuette che ha, diciamo, raccolto sia personalmente ma anche quelli studiati degli scavi compiuti dagli altri colleghi, sia lontani che vicini nel tempo. E diciamo che man mano nel corso della sua opera, che è partita negli anni 50 negli Stati Uniti e proseguita fino al 1994, man mano ha diciamo delineato quella che lei poi ha definito la civiltà della Dea. Si traccia una specie di ricostruzione di questo mondo riscoperto, perché si tratta proprio di un'antica civiltà quasi scomparsa la nostra coscienza culturale occidentale moderna, e quindi lo ha diviso questo secondo volume in un capitolo sulla religione, sulla società, sulla scrittura, perché su questi manufatti e su queste statuette si sono rinvenuti dei segni tali da far ritenere che probabilmente la scrittura è un'invenzione che va retrodatata, come del resto in archeologia è la tendenza un po' attuale, quella di retrodatare molte scoperte che noi abbiamo attribuito a tempi più recenti, e una di queste, appunto, lei è stata una delle prime ad anticipare questa tendenza attuale e a proporre l'idea che esistesse una scrittura che si basava su dei segni che lei chiamava logogrammi, che sono una specie di geroglifici o di ideogrammi come quelli cinesi, per cui ogni segno corrispondeva a una parola.
E quindi questa grande ipotesi dell'invenzione della scrittura del Neolitico, se l'associamo all'invenzione dell'agricoltura, all'analisi del mondo religioso di quell'epoca, ecco che pian piano attraverso questi capitoli la Chimbutas ricostruisce questo mondo dimenticato. E purtroppo quello che lei ha anche scoperto è il fatto che questa civiltà che si è sviluppata in Europa a partire dall'area del sud orientale, quindi dai Balcani, e che man mano si è diffusa verso nord, verso occidente e si è andata, ha avuto un movimento di espansione anche nel Mediterraneo, quindi man mano verso l'Italia e anche la penisola iberica, questo progressivo spostamento di queste popolazioni neolitiche che lei definisce civiltà dell'antica Europa, diciamo che lei ha scoperto che questi movimenti non erano casuali, ma corrispondevano alle invasioni di una popolazione che lei ha chiamato Kurgan e che sono una popolazione proto-indoeuropea e che sono i progenitori del nostro attuale modello culturale che noi consideriamo l'unico possibile esistente qui in Europa, mentre invece secondo la ricostruzione di Maria Chimbutas noi siamo i figli di questi invasori, questi proto-indoeuropei che lei definisce Kurgan, che si sono mossi dalle steppe della Russia meridionale, probabilmente per difficoltà climatiche, ambientali di quell'epoca, e queste popolazioni che già evidentemente per l'asprezza delle condizioni climatiche in cui si trovavano a vivere avevano elaborato questo modello culturale che per noi è l'unico possibile esistente perché possa esserci una civiltà, e cioè quindi l'uso del cavallo e l'uso delle armi sono stati portati in Europa dai Kurgan, insieme al modello gerarchico di organizzazione e quindi questo modello che si basa sulla conflittualità, sulla bellicosità e sul dominio del re, quindi lei la definisce una chiefdom, questa, insomma, un patriarcato, mentre nell'antica Europa quello che lei aveva scoperto in questa civiltà dell'antica Europa era l'esistenza di invece un matriarcato pacifico che non conosceva appunto l'uso di armi, ma è stato invece una civiltà che ha inventato appunto l'agricoltura, la ceramica e in un certo senso anche l'arte, perché l'arte in quell'epoca era un fenomeno quasi direi di uso, cioè l'arte era fusa al mondo quotidiano, non è come per noi l'arte che è un fenomeno culturale che sta al di fuori della nostra vita quotidiana, ma diciamo che l'arte imbeveva proprio la vita quotidiana di queste persone perché erano molto legate al mondo anche della natura. Quindi a prendere qualcosa di più di Maria Chimbutas, se vi segnalo per esempio anche che in internet c'è un documentario sulla sua vita, che è Science Out of Times, che noi con Stefano abbiamo fatto vedere alla biblioteca di Monterotondo qualche anno fa, ma potete appunto anche vederlo in YouTube, ci sono anche le edizioni con i sottotitoli italiani, così potete anche approfondire se volete questa scoperta proprio di un nuovo mondo, direi, che si trovava qui da noi, perché per la ruota della medicina, le civiltà indiane eccetera eccetera, a noi ci dicono qualcosa non perché sono delle alternative lontane e belle, ma perché probabilmente ci ricordano qualcosa proprio delle nostre antiche radici, e quindi dovremmo andare anche alla riscoperta dei nostri nativi europei, oltre che i nativi indiani che ci hanno fatto vedere molte cose belle qui a Miglio quest'oggi. Grazie, e grazie a Emilio ancora per questa opportunità che mi ha dato di parlarvi di questo libro. Allora, un ringraziamento grande a chi ci ha invitato e ha dato questa meravigliosa. Grazie.
un'ultima cosa, a parte chi vorrà comprare il libro o i libri o le cose o questi qua o quelli là, insomma, a parte chi vuole spendere i soldi, non spendere i soldi, dopo c'è una... C'è la cena da me, però domani, stasera, ringrazio tutti quanti gli artisti. Questa manifestazione qua è riuscita perché la gente che ha partecipato, lui compreso, tutti compresi, ci hanno messo il cuore. E allora è successo l'evento, un evento meraviglioso perché da stamattina alle 7 che c'è movimento, che c'è gente, che è stata una cosa fantastica. Io vi saluto, vi ringrazio, perché altrimenti va a finire che mi commuovo, poi piango, dopo andate a raccontare in giro. Scusa, ma il padrino qua davanti è casuale? No, è proprio per farmi notare, se no non mi vedeva nessuno. Scusa, dicevano, quello lì sarà l'inserviente, invece così si capisce. Vedi? Niente, lì dov'è? È lì dietro. Togliere. Mangiare a casa.